Amici di Bella Italia TV, appassionati di sport in questa settimana, puntata speciale, siamo a Lignano Sabbiadoro, alla Bella Italia EFA Village, una struttura meravigliosa che ospita in questo periodo, soprattutto tra le varie iniziative, tra le varie attività, due camp in particolare che hanno attirato la nostra attenzione. Uno di pallacanestro, specifico per il basket, con il Sunshine Camp di Andrea Specile, con grandissimi ospiti da Daniel Hacke, da Raffaella Masciadri, a Daniele Cavaliero, a tante personalità del mondo dello sport, ha un camp anche di pallavolo con gli amici del Jump Camp Sport in Mente, che alla palestra, nel palazzetto dello sport della Bella Italia, hanno quasi 300 ragazzine divise in due turni. Andiamo a scoprire i protagonisti, a sentire dalla viva voce dei tecnici, degli allenatori, dei dirigenti le iniziative di queste due settimane. Sporting di questa settimana, camp, basket e pallavolo alla Bella Italia EFA Village. Terzo anno che veniamo qui in questa struttura fantastica, sia per godersi le giuste vacanze, sia per fare sano sport in serenità e divertimento, ma anche ovviamente curando magari una parte del lavoro estivo che è molto importante. Il punto è sempre quello, è di accendere, o se c'è già, aumentare l'entusiasmo che hanno questi ragazzi e ragazze che vengono a partecipare a questo tipo di camp. Io dico sempre al mio staff, nelle riunioni così o nelle cene pre-camp, che mi piacerebbe a fine camp dire a tutti: guardate, avrei voluto avere la loro età per fare un camp del genere. È chiaro che dopo noi portiamo anche tutto il nostro morbin triestino con i colori, le fantasie, ci piace essere sgargianti, solari, e questa è un po' la nostra filosofia. Si lavora ovviamente sodo, c'è il tempo per divertirsi, si può andare in spiaggia, c'è l'acqua giò, insomma la struttura sicuramente non la devo spiegare io, perché si presta veramente molto bene a questo tipo di cose. Quest'anno gli ospiti sono stati veramente eccezionali, per cui tra gli altri ringraziamo veramente Daniel Hackett per la disponibilità ad essere venuto con noi, è stato eccezionale, e adesso già lavoreremo per portare altri campioni in questa struttura nelle prossime annate. Ma sì, ti dico, era il 2000 che Joseph Blair mi ha dato questo soprannome, raggio di sole, Sunshine. Io dopo, un po' con la fantasia, un po' per hobby, un po' così anche per passatempo, ho creato questo logo e ci siamo attaccati ovviamente al mondo del basket, per cui specializzati in divise brandizzate, soprattutto per le minors, che ovviamente non conta se fai canestro o no, ma conta come sei nella foto, e quindi bellissimi. Ed è chiaro che dopo l'attacchiamo un po' al nostro modo di vestire, sia nel playground che poi nelle divise dello staff. Abbiamo pallavolo, la collaborazione con l'Olimpia di Trieste per appunto quanto riguarda il programma tecnico del volley, poi ovviamente i ragazzi si dividono solo quando facciamo l'ora e mezza, le due ore di mattino e pomeriggio di attività, dopo se no partecipano tutti insieme a tutte le altre attività extra sportive. Da quest'anno c'è anche il Masha Squad in collaborazione con la mia grande amica Raffaella Masciadri, questo camp di alta specializzazione femminile, a cui ti devo dire la verità tengo tanto, perché mi piace che il basket sia una sola cosa, non esiste maschile e femminile. Secondo me chi è forte gioca, merita di giocare, il campo non mente mai. Beh, adesso qua dietro vediamo anche Fabio Fossati con le ragazze, abbiamo avuto come ospiti Daniele Cavaliero, Matteo Daros, Stefano Bossi, venuto negli anni passati, altri grandi campioni sono passati di qua, ovviamente anche il mio amico Michele Antonuti, capitano qua dell'APU, magari lo intervistate la prossima volta e gli dite che le nostre divise sono più belle delle sue. No, scherzi a parte, è bello condividere, quindi anche nei momenti in cui tanti altri fanno dei camp qui, poi ci ritroviamo tra gli istruttori, tra gli allenatori, tra ex giocatori, tra lì nel bar a raccontare storie, a condividere momenti. Io vi dico, queste sono le cose che poi
In inglese c'è il termine legacy, che secondo me è molto bello, cioè il lascito, quello che lasciamo, e noi con la nostra esperienza, le nostre storie possiamo sicuramente aiutare le nuove generazioni a inseguire i loro sogni e a farci vedere un grande spettacolo. Ho vissuto 4 anni e mezzo, 18 anni fa da giocatore, siamo andati su, quindi dalla Leb Oro, siamo andati all'Assebe, quindi la prima lega. Quest'anno che ho portato semplicemente fortuna, perché ho collaborato poco con la prima squadra, ero responsabile degli individuali, della tutta la cantera, quindi delle tutte le giovanili, e poi ho allenato gli juniores. Da quest'anno invece sono responsabile degli individuali della prima squadra e continuo ad allenare gli juniores, per cui riesco a fare questo doppio lavoro, diciamo, anche come anello di congiunzione. È chiaro che è stata un po' anche una scelta di vita, ecco, dopo aver chiuso l'esperienza con la Pallacanestro Trieste, mi è sembrato naturale continuare a Granada, dove mi ero trovato tanto bene. E poi è chiaro che anche con mia moglie Julie e il piccolo Liam, che adesso ha 1 anno e mezzo, insomma, crescere in quell'ambiente ci sembrava la scelta giusta. Beh, io ne parlavamo prima, ero già stato ospite quando avevano organizzato gli europei Under 20, ero venuto a vedere i ragazzi del 95 che avevano giocato qua, ed ero già rimasto colpito. Poi dopo i lavori di ristrutturazione dei campi esterni e della parte sportiva, e ovviamente anche delle strutture interne, è chiaro che hanno avuto veramente una spinta in avanti notevole, per cui onestamente sono stato ospite di tante strutture durante l'estate per i vari camp. Trovarne una così è veramente difficile, quindi grazie che ci ospitate, e veramente invito tutti a venirla a vedere. Ma penso che tra la vostra TV e tutto il lavoro social che facciamo noi si veda veramente quanto lavoro c'è dietro, e che bene che possono stare i ragazzi le settimane che passano qui con noi. E stai sereno sempre. Infatti il camp l'ho fatto più che altro per me, sinceramente mi mancavano questi camp estivi. Però no, dai, a parte gli scherzi, insomma, grazie ad Andrea, grazie alla vostra immensa struttura, quest'anno ho voluto partecipare attivamente, e quindi abbiamo creato insieme ad Andrea questa settimana di alta specializzazione femminile con il Masha Squad, dove appunto queste ragazze lavorano con me e con allenatori nazionali per una settimana, per cercare appunto di migliorare, per capire quali sono un po' anche i segreti per diventare delle campionesse. In una struttura del genere non sono mai stata, sono sincera, perché comunque essere in un villaggio turistico con tutti questi campi da basket e non solo, la possibilità della piscina, della spiaggia, ecco, unisce l'utile al dilettevole, perché chiaramente queste ragazze faticano, e però è anche giusto dargli la parte di divertimento. Siamo in estate ed è bello giocare al campetto, ma anche poi andare anche un po' in spiaggia. Ma guarda, io credo che ce ne sono tra queste ragazze, come ce ne sono anche al di fuori, e l'aspetto che più conta ovviamente è l'aspetto mentale, perché comunque anch'io quando ero alla loro età, insomma, avevi tante opportunità a disposizione, e probabilmente loro ne hanno ancora di più di quelle che avevo io. Però sai, c'è un momento in cui ti scatta in testa la voglia di provare a fare qualcosa di più, a superare i tuoi limiti e a raggiungere i tuoi sogni. Quindi quello che dico a loro ogni giorno, quello che dirò a loro prima di lasciarci, è proprio quello di inseguire i propri sogni e di non porsi dei limiti, perché anche il fatto stesso io di andare a giocare in America era un sogno quasi irrealizzabile, poi alla fine ci sono andata, ed è solo il lavoro sul campo giorno dopo giorno che permette poi la realizzazione dei sogni. Io adesso faccio la dirigente, faccio la team manager della Serie A a Schio, al Famila Basket, dove la società in cui ho giocato gli ultimi 16 anni della mia carriera, e nel tempo libero, che è poco, mi dedico appunto alle giovani promesse, perché comunque faccio l'assistente allenatrice, le aiuto, faccio anche del lavoro individuale proprio per cercare di dare quegli input e quei dettagli che possono fare la differenza. Poi è chiaro che, insomma, da donna mi piacerebbe diventare mamma, quindi insomma ci sono tanti sogni e speriamo che tutti quanti si realizzano nella migliore maniera possibile. Questa è una prova, diciamo, l'anno prossimo
miglioriamo sotto tantissimi punti di vista, però ripeto, essere in questa struttura ti dà già un grosso vantaggio. Sono una grandissima opportunità, ovviamente non semplicemente per i ragazzi ma anche per gli allenatori, perché voglio dire, stare in camp vuol dire stare innanzitutto a contatto con i ragazzi giovani, ma soprattutto lavorare senza lo stress che si ha durante la stagione, per cui i suggerimenti, il lavoro è molto più rilassato e soprattutto credo che anche per i ragazzi il fatto di dover confrontarsi magari con gli allenatori nuovi è poi una cosa molto importante, perché poi il basket è sempre la stessa cosa, però magari viene detto in modi diversi e credo che sia un'esperienza da raccomandare a tutti, no? Ma soprattutto anche proprio per un'esperienza di vita, magari per la prima settimana magari per qualcuno lontano da casa, per cui si devono gestire. E si creano delle amicizie incredibili, adesso io che sono un po' datato però mi ricordo ancora i miei primi camp e ho ancora, ma no, non come istruttore ma come giocatore, passato remoto, e ho ancora dei grandi amici con cui siamo in contatto, che sono stati i miei compagni di camp. Allora io quest'anno, siccome da un po' di anni ho cambiato un po', diciamo, tiro nel basket, mi occupo di coaching mentale. Quest'anno ero il mental coach della Virtus Segrafredo Bologna, la squadra maschile, però lavoro per anche il governo ungherese nella formazione degli allenatori, però non mi occupo di tecnica, mi occupo di altre cose, quindi comunicazione, goal setting, tutte queste, diciamo, cose un po' alternative che però secondo me fanno la differenza con il mondo. In più poi dopo lavoro all'università nella mia città, a Brescia, insegnando basket, insegnando valutazione della performance, questo scienze motorie, e poi invece un'altra facoltà, una facoltà un po' nuova, che è metodologie e teorie del benessere e della salute per le popolazioni. È una facoltà che è aperta agli studenti stranieri, per cui è una facoltà che viene insegnata dove diciamo, la lingua inglese è la base. A me piace lavorare nei camp, però quello che in questo momento, permettetemi il termine un po' grandioso, è la mia mission, è quella di formare gli allenatori andando oltre le conoscenze tecniche, perché le conoscenze tecniche sono importanti, perché se non hai conoscenze tecniche non puoi fare questo lavoro. Però c'è molto di più, c'è comunicazione, come dicevo, c'è leadership, c'è gestione dell'ansia, che non ce l'hanno soltanto quelli grandi, ma ce l'hanno anche quelli piccoli, no? Per cui sono queste cose che alla fine possono fare la differenza in un allenatore. Grazie a voi, è stato un piacere come sempre, poi questa è una location incredibile. Allora, il Jump Camp è ormai quasi 20 anni che è attivo con camp sportivi di pallavolo prevalentemente. Abbiamo iniziato prima a Misano Adriatico, poi adesso è 15 anni che siamo qua a Lignano Sabbia d'Oro, prima con la Getula, adesso col Bell'Italia, quindi abbiamo comunque proseguito la nostra collaborazione in questa bellissima struttura. E come nasce, perché nasce e come nasce la motivazione per la quale nasce il Jump Volley Camp? Nasce perché prima di tutto riteniamo che lo sport sia aggregativo per i ragazzi, uno sport di qualità, perché noi abbiamo atleti e allenatori di alto livello tecnico, allenatori e atleti di serie A anche, qui abbiamo giocatori testimonial che adesso sono allenatori per noi, che hanno partecipato, hanno giocato nelle nazionali, abbiamo Sabani, Bilbanti, Michele Baranovic che ancora gioca, Matteo Zamponi che con molta probabilità l'avete intervistato prima, che è responsabile del settore giovanile della Lube Macerata. Collaboriamo con, da quest'anno anche con il Roma Volley, perché abbiamo iniziato delle collaborazioni con diverse realtà sportive che hanno trovato nel nostro camp un modo per promuovere il loro marchio anche a livello di camp, ma senza
fare il loro camp, perché il problema qual è? Quello di, se tu fai il camp solo per la tua società sportiva, la gente dice beh non vengo perché puoi portare gli atleti via. Invece l'obiettivo è proprio quello di muovere insieme il movimento pallavolistico e far provare ai ragazzi delle belle esperienze, insomma. Quindi questo per noi è la prima cosa. Un'altra cosa importante è l'aspetto educativo. Noi riteniamo fondamentale che i ragazzi siano seguiti da uno staff che, prima che allenatore o istruttore, è educatore, è un educatore sportivo. Noi abbiamo anche il nostro settore animazione proprio all'interno del nostro camp, perché proprio ci teniamo che si crei non tanto gruppo squadra ma addirittura famiglia. Infatti molti ragazzi ci dicono questo, che si sentono accolti in una famiglia e non solamente all'interno di un camp. E questo per noi è un vanto come camp sportivo. Siamo tra l'altro legati alle PGS, alle Polisportive Giovanili Salesiane, che sono qui al Bell'Italia vengono per fare diversi eventi, diverse manifestazioni sportive. Quindi tutto uniamo l'aspetto educativo, l'aspetto tecnico sportivo di alto livello, insomma una bella cosa, una bella esperienza per i ragazzi, credo che sia molto interessante. E intanto continueremo la collaborazione con Roma Volley, probabilmente anche con la Lube, con i quali abbiamo iniziato questa collaborazione, probabilmente amplieremo magari le nostre collaborazioni anche con altre società di alto livello. E poi da quest'anno abbiamo iniziato a lanceremo il Tech Volley, che è un'attività propedeutica, un gioco propedeutico alla pallavolo molto interessante. Abbiamo creato, grazie a Michele Baranovic, un nostro atleta, una collaborazione con questa azienda, e faremo provare ai nostri ragazzi il Tech Volley, dopo magari andiamo a vedere insieme come funziona. E l'idea è quella magari di lanciare anche un evento di Tech Volley, che sarebbe l'unico evento in Italia di questo nuovo diciamo sport, che ripeto è proprio identico alla pallavolo, però è una sorta di ping pong tramite il pallone da pallavolo. Prego. Bene, ok, grazie a voi, ciao a tutti. Sì, allora ovviamente siamo strafelicissimi per tutti questi numeri, finalmente, nonostante c'è ancora questo grande problema, ma ne stiamo venendo fuori, per cui sono strafelicissimo soprattutto per i ragazzi, che quindi ritornano ad assaporare un po' di sport e di divertimento in primis, per cui bene così. Il nostro camp è un camp strutturato comunque di alta specializzazione, cerchiamo di lavorare su tutti i fondamentali, partendo dal palleggio fino ad arrivare a una progressione didattica per arrivare a fare un discreto gioco, quantomeno a quello che ci prefiggiamo. Sono società da tutta Italia, in realtà vengono da nord, sud, sono venuti qua con dei diversi pullman, come vedi qua siamo numerosissimi, per cui bello anche per loro, perché poi hanno anche gruppo, si conoscono, insomma fanno nuove avventure eccetera, per cui molto molto carina. In una settimana di camp si fanno 10-12 allenamenti, per cui questa progressione numerica di allenamenti rappresentano per loro un grande valore. Parlavamo proprio di questo con le stesse ragazze ieri sera, con i ragazzi, ed erano entusiasti, perché poi essendo considerato uno sport minore, ovviamente questi risultati ci danno una grossa visibilità a livello internazionale, in nazionale in primis e internazionale poi, per cui complimenti davvero. Cosa dire, qua è una roba fantasmagorica, è veramente bella, io sono marchigiano, dalle mie parti non ci sono questi posti qua, è veramente una roba stupenda, tutto il villaggio, tutto quello che c'è, molto bello. Crepi, arrivederci.